Cosa c'è di più esatto e preciso della matematica? Forse molti di voi sono convinti che nulla sia più esatto e più preciso della matematica. Mi sbaglio? Ogni qualvolta si ha a che fare con la matematica, si pensa proprio a questo. Se vi chiedessi di pensare alla matematica, sicuramente pensereste a qualcosa di molto preciso, di rigoroso, senza sfumature. O è vero o è falso. Non vi verrebbero mai in mente pensieri come il disordine, la confusione, il caos. Eppure la matematica è come la vita di tutti i giorni, piena di zone grigie, di inesattezze, di problemi lasciati a metà, di ripensamenti, di disordine, di caos. La nostra idea di matematica come qualcosa di cristallino, di preconfezionato, di una materia bella e pronta, ce l'ha messa in testa quel sant'uomo di Euclide. E che ha fatto Euclide per plasmarci in questa maniera? Euclide, più di 2000 anni fa, ha raccolto in una monumentale opera tutte le conoscenze matematiche dell'epoca, i famosi elementi. Con quest'opera, una vera e propria enciclopedia della matematica dell'epoca, Euclide ha segnato sia il contenuto dell'insegnamento della matematica e sia la sua forma comunicativa. Avete mai fatto caso che i libri scolastici di matematica o di fisica iniziano sempre con elementi di? Proprio come gli elementi di Euclide. Euclide ha messo una bella patina lucida sopra la parola matematica. Dopo Euclide, la matematica è diventata una sequenza meccanica. Da alcune verità evidenti, i postulati, si deducono nuove verità, i teoremi. I teoremi sono verità meno evidenti dei postulati e che a loro volta possono generare altre verità. Tutto è dedotto con logica e rigore. Nessun risultato sembra abbozzato, nessuna strada sembra intrapresa per capriccio o a caso. Ma è possibile che sia tutto così logico? Vi invito a riflettere su di una cosa. Voi davvero pensate che i matematici siano persone strane? Che siano persone a cui piaccia ragionare come delle macchine, affascinati da questi freddi meccanismi di deduzione? Ma va là! Ai matematici, come a chiunque, piace divertirsi. E la matematica è tutt'altra cosa rispetto a come ha voluto presentarcela Euclide. Euclide si è premurato di nascondere tutto sotto il tappeto, mostrando solo i risultati già belli e pronti. Ha nascosto accuratamente tutto il processo di caos necessario per ottenere questi risultati. Oggi il lavoro di un matematico, prima di essere presentato al pubblico, viene controllato e ricontrollato. E parecchie volte. Si cercano gli errori in lungo e in largo e se si trovano si segnalano immediatamente all'autore con la pretesa che vengano corretti il prima possibile. Tutto quello che contiene anche una minima traccia di imperfezione viene subito rispedito al mittente. Non troveremo mai, in nessun posto, un lavoro intermedio, una bozza, un accenno al caos che è stato necessario domare per ottenere quel risultato. E no, tutto deve essere, deve sembrare perlomeno. Perfetto. Questo pubblicare solo i risultati perfetti ci nasconde purtroppo l'intero processo creativo. Mette in ombra le intuizioni, le strade sbagliate intraprese, le sperimentazioni. Ci preclude la vera bellezza della matematica, ci nasconde il suo cuore, l'intuizione e la sperimentazione. Il grande Poincaré, famoso per la sua congettura che poi ha portato a un matematico a rifiutare $1 milione, se volete approfondire questa storia, vi lascio un link a un mio video in descrizione. Poincaré ha descritto molto bene come si fa matematica. Si comincia con un lavoro duro. E mi dispiace, il lavoro duro, almeno all'inizio, quello è indispensabile. All'inizio serve un lavoro duro e prolungato. Poi, magari per un fatto insolito, dormiamo poco o restiamo svegli più del solito. Allora le idee in questa veglia si affollano nella nostra mente. Può capitare che due idee si connettano fra di loro e si consolidino in un processo inconscio e completamente casuale. Allora si prova a mettere giù qualche risultato di questa connessione. Poi pian piano arriva un'idea cosciente e determinata. A questo punto è conveniente e necessario fare altro. Magari un'escursione in montagna, una nuotata al mare. È importante dimenticare il lavoro matematico. È proprio quando ci siamo dimenticati il lavoro matematico, magari quando siamo con gli occhi chiusi sotto il sole,
Eccola, ci viene in mente una relazione fondamentale. Due elementi lontani si connettono. A questo punto non resta che correre a scrivere tutto. Anche Andrew Wiles, il famoso matematico che ha risolto l'ultimo teorema di Fermat. Se volete approfondire questa storia dell'ultimo teorema di Fermat, vi metto un link in descrizione. Anche Andrew Wiles descrive molto bene quello che prova un matematico quando affronta un problema. Forse la maniera migliore per descrivere la mia esperienza con la matematica è immaginare di entrare in una casa buia. Entri nella prima stanza ed è buio, completamente buio. Inciampi e urti nei mobili, ma al tempo stesso cominci a imparare la posizione di ogni oggetto. Alla fine, magari dopo mesi, trovi l'interruttore della luce, lo premi e improvvisamente tutto è illuminato e puoi vedere esattamente dove ti trovi. Il lavoro di un matematico assomiglia molto a qualunque altro lavoro creativo. E come il creativo, il matematico non smette di pensare. Forse è questa la grande differenza fra i matematici e i non matematici. Il non matematico riesce a sentirsi soddisfatto del pensiero del momento. Anzi, è felice se non deve più proseguire a pensare. In un matematico, invece, le idee passano facilmente da un campo all'altro e possono seguire contemporaneamente diversi ragionamenti. Non sono doti innate, tutto si acquisisce. La matematica più si fa e più riesce meglio. Creare matematica però non è soltanto risolvere celebri problemi. Creare matematica è anche offrire spiegazioni matematiche dei fenomeni. Creare matematica vuol dire anche illustrare idee matematiche in maniera originale e da nuove prospettive. E non c'è niente di meglio della letteratura. Anche la letteratura ha creato e continua a creare della matematica. Borges racconta che una volta un uomo solitario, un uomo appassionato di libri, incontrò un venditore ambulante che gli mostrò un libro molto particolare, il libro di sabbia. L'uomo decise di acquistarlo e di portarlo a casa. Ma ben presto l'uomo si accorse che il libro era un oggetto maledetto. Non solo non poteva mai finire di leggerlo, ma ogni qualvolta lo apriva, sembrava che il libro avesse cambiato il suo contenuto. Ogni volta che lo sfogliava, il libro sembrava diventare sempre più oscuro e misterioso, portandolo in luoghi inimmaginabili e facendogli scoprire cose che avrebbero dovute rimanere sepolte. Questo libro ha pagine così numerose e sottili da sembrare fatte di sabbia. E come la sabbia è instabile e mutevole, sembra non avere né inizio né fine. Lo aprì a caso. Mi colpì che la pagina pari portasse il numero, diciamo, 40514 e la seguente pagina a dispari il numero 999. La voltai. L'altro lato aveva un numero di 8 cifre e vi era una piccola illustrazione, come si vede spesso nei dizionari. Un'ancora disegnata a penna, come dalla mano maldestra di un bambino. Fu allora che lo sconosciuto mi disse: la guardi bene, non la vedrà mai più. C'era una minaccia nell'affermazione, ma non nella voce. Chiusi il volume osservando in che punto lo avevo aperto. Subito dopo lo riaprii. Inutilmente cercai la figura dell'ancora. Ogni qualvolta si apre il libro di sabbia, lo si apre ad una pagina differente. Borges, in questo racconto, ci sta illustrando in maniera nuova e illuminante il concetto di probabilità. Infatti, se il libro fosse finito, ad esempio fatto da 100 pagine, la probabilità di aprirlo ad una determinata pagina sarebbe dell'1%. Invece, per il libro di sabbia, essendo un libro infinito, la probabilità di aprirlo ad una determinata pagina è 1 diviso il numero delle pagine, che sono infinite, cioè 1 diviso infinito, che fa 0. Quindi non si ha nessuna probabilità di aprire un libro con infinite pagine due volte alla stessa pagina. Il racconto prosegue. Se lo spazio è infinito, noi siamo in qualsiasi punto dello spazio. Se il tempo è infinito, siamo in qualsiasi punto del tempo. L'infinito è una realtà onnipresente e onnipotente, che trascende la nostra esperienza limitata del tempo. Se il tempo è infinito, allora non ha né inizio né fine. E questo significa che ogni momento del tempo è contemporaneamente passato, presente e futuro. E allora ogni possibile momento del tempo è in qualche modo esistente. E così ci sembra di essere in qualsiasi punto del tempo. Spero di avervi fatto apprezzare un po' meglio la bellezza della matematica. Spero di essere riuscito a mostrarvi la sua vera essenza, la creatività e la capacità di saper trovare nuovi percorsi e nuove soluzioni, anche quando sembra che non ci siano.
Perché la matematica non è solo una questione di logica o di rigore, ma soprattutto di intuizione, di sperimentazione, di gioco e divertimento. Grazie per la visione. A presto!